En el rezo del Ángelus del domingo 16 de noviembre, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó la parábola de los talentos, los cuales dijo, son patrimonio que el Señor nos confía. ¿Qué patrimonio? Su palabra, la Eucaristía, la fe en Dios Padre, su perdón, son sus mayores tesoros. El significado de esto. L'uomo della parabola rappresenta Gesù. I servitori siamo noi. E i talenti sono il patrimonio che il Signore affida a noi. Qual è il patrimonio? La sua parola, l'Eucaristia, la fede nel Padre Celeste, il suo perdono, insomma tante cose, tutti i suoi beni più preziosi. Questo è il patrimonio che lui ci affida, non solo da custodire, ma di far crescere. Cristo non nos pide che guardemos su grazia en la caja fuerte. Él quiere que la usemos para ayudar a los otros. ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿A quién hemos contagiado con nuestra fe? ¿Cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in casa forte, Questo non ci chiede Gesù, ma vuole che la usiamo a vantaggio degli altri. Tutti i beni che noi abbiamo ricevuti sono per dare agli altri e così crescono. È come se dicesse, eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio perdono, prendeli e fanne largo uso. El Papa también habló sobre los migrantes y ofreció las parroquias de Roma para que puedan reunir los ciudadanos con los migrantes en las instituciones, a quienes llamó a resolver de forma prioritaria esta emergencia social. In questi giorni a Roma ci sono state tensioni piuttosto forti tra residenti e immigrati. Sono fatti che accadono in diverse città europee, specialmente in quartieri periferici segnati da altri disagi. Invito le istituzioni di tutti i livelli ad assumere come priorità quella che ormai costituisce un'emergenza sociale e che, se non affrontata al più presto e in modo adeguato, rischia di degenerare sempre di più.